Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Dopo anni di egemonia della Lega, il partito più votato in provincia di Sondra, alle elezioni politiche diventa Fratelli d'Italia, un risultato netto. Il partito di Giorgia Meloni, con una percentuale del 30%, arriva quasi a doppiare la Lega di Salvini, che si ferma al 16%, quando nelle ultime europee del 2019, sul territorio valtellinese, aveva strappato il 43%. In Alta Valle, probabilmente per la questione sanità, record di astensione, addirittura con un meno 12% di votanti a Sondro, meno 13% a Grosio. Il travaso di voti è comunque tutto all'interno del centrodestra, perché il Partito Democratico non riesce a salire sopra il 16%. In Valtellina raggiunge la doppia cifra, 10%, la coalizione Calenda-Renzi, simile ai voti raccolti a Sondrio da Forza Italia. Modesto, infine, il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle, alla luce soprattutto di quanto raggiunto a livello nazionale. Io credo che sia un punto, sicuramente un punto di partenza, come ha detto questa notte la nostra presidente Giorgia Meloni. Oggi è il momento della responsabilità. Abbiamo una grande responsabilità come Fratelli d'Italia e la vogliamo mettere in atto, ne siamo consapevoli e ne siamo responsabili effettivamente. Io credo che ci siano le condizioni per fare bene in provincia di Sondrio, e anche perché insomma diciamo che fuori dal solco del centrodestra il Partito Democratico qualche problema ce l'ha e i 5 Stelle non sono pervenuti. Fratelli d'Italia, primo partito nel centro e nel nord Italia, e anche Valtellina e Valchiavenna doppiata la Lega. Sì, se vogliamo metterla così è un dato oggettivo sul quale non possiamo che non prenderlo alto, è un dato matematico. Io però vorrei guardarlo sotto un aspetto più politico. In provincia di Sondrio il centrodestra supera il 50%, e questo credo che sia importante, e io credo che tutti noi, mi riferisco a tutti noi nel centrodestra, dobbiamo partire da questo dato con gli amici della Lega, gli amici di Forza Italia, per pianificare le prossime azioni. C'è tanta roba. Fra le prossime partite da giocare nel 2023, le elezioni regionali e quelle amministrative, con il capoluogo valtellinese chiamato al voto. Qualcuno mi ha frainteso qualche settimana fa. Io ho detto che noi di Fratelli d'Italia abbiamo il diritto, ma anche forse il dovere, di indicare il nome di un sindaco, ma non perché nell'interno del centrodestra non ci sia un sindaco, anche il sindaco uscente stesso, che possa essere ripresentato, però credo che sia giusto. Anche lì ci siederemo attorno a un tavolo e decideremo assieme qual è l'azione migliore per tutti noi del centrodestra per tenere Sondrio. Sulle regionali la questione credo che saranno i nostri vertici che decideranno. Io credo che con l'elezione di ieri qualcosa sia cambiato. Giancarlo Giorgetti è stato eletto nel collegio uninominale della provincia di Sondrio come deputato con il 61,85% delle preferenze. Seconda, Valeria Caterina Duico, centrosinistra, 19,79% dei consensi. Va a Benedetto Della Vedova, al derby valtellinese, con Giulio Tremonti, al collegio uninominale per la Camera dei Deputati, Lombardia 1. Qui parliamo di Milano Centro. L'ex segretario agli esteri del governo Draghi e segretario nazionale di Più Europa ha ottenuto il 37% dei voti. In linea con il dato nazionale, quello dell'astensionismo, 9 punti percentuali in meno. In Valtellina il dato definitivo è del 66,33%. La curiosità finale è Pedesina, dove si è recato alle urne l'87% degli aventi diritto al voto, il dato più alto in provincia di Sondrio.